ho voluto togliere da un certo oblio che c'è stato in questo periodo la figura di Alessandro Natta, ma anche quel periodo, gli anni Ottanta in modo particolare, nella quale lui svolge l'ultima sua attività, e poi gli anni 90 in cui recupera a Oneglia Imperia le sue passioni per la letteratura, la poesia, la storia. È stato un grande dirigente del Partito Comunista Italiano fino a diventare segretario nazionale di quel partito. Ma io metto in rilievo non solo quello, ma la sua personalità, la sua formazione alla Normale di Pisa, e poi durante la guerra lui è stato nei campi di concentramento nazisti, e poi tutta la sua ascesa politica. Ma la sua caratteristica fondamentale era quello di intrecciare fortemente cultura e politica. E poi è stato un uomo di grande serietà, di grande disinteresse personale, con una forte accentuazione della politica come interesse generale, come servizio nei confronti dei cittadini e dello Stato, e questo va ricordato. Sarebbe stato intuitivo che l'Italia è nata, e la Costituzione è nata, sulla resistenza e sulla liberazione dal fascismo, dalla dittatura fascista. La Costituzione dice cose chiare: è un reato l'apologia di fascismo, non si può ricostituire il partito fascista. Quindi la Costituzione prende posizione in modo chiaro, e chi svolge una funzione pubblica istituzionale non può dimenticare questa cosa fondamentale, e se lo dimentica gli va ricordato.